Fino al 20 maggio a Fiesole, presso le sale del Basolato di Piazza Mino, troviamo in mostra, a cura di Mirella Branca, l'esposizione Giuliano Ghelli inedito, gioco e forme in opere dal 1963 al 1983 nel clima fiorentino contemporaneo. La mostra permette di approfondire lo studio sul pittore di San Casciano, grazie all'esposizione di 50 opere inedite appartenenti ai primi anni dell'attività artistica di Ghelli. Opere che, inserite nel clima degli anni 60 e 70, in cui la pittura toscana guardava alle avanguardie italiane ed europee, permettono di tracciare le prime lettere dell'alfabeto che hanno nel tempo accompagnato la produzione artistica di Giuliano Ghelli. Troviamo qui in mostra a Fiesole tantissime opere di Giuliano Ghelli, in mostra fino al 20 maggio. Sì, sì, è una mostra che abbraccia i primi 20 anni dell'attività del pittore. Si parte dal 63, che è l'inizio proprio, aveva 19 anni soltanto, e si arriva all'83. La scelta di questa data è perché c'è stata in quell'anno una mostra importante a Ferrara, alla Galleria Massaro, al Palazzo dei Diamanti, e con una presentazione di Luisa Frisa e opere molto significative di Ghelli. Quindi da qui la scelta di questi primi 20 anni. Ha destato entrare in mostra, ho visto, per le persone che conoscono la sua opera, è stato un momento di stupore. Tutti hanno detto: ma questo è Ghelli? Sì, è Ghelli che scopriamo in aspetti appunto in gran parte inediti, lo scopriamo quando fa i primi passi in uno degli ambienti culturali più innovativi e importanti nella sperimentazione a Firenze negli anni 60, che è stata la Galleria Numero di Fiammavigo, e quindi scopriamo il suo avventurarsi in un mondo di segni nuovi come era nell'arte d'avanguardia dei primi anni 60. Segni nuovi che in un certo senso anticipano quelli che saranno i futuri sviluppi dell'arte di Ghelli. Certo, senza dubbio, anche perché è un pittore a mio parere molto coerente in questo senso del gioco, della passione per la tecnologia, della favola, quindi in fondo lui prima si crea delle sue forme, e voi avete qui le frecce, no? Questi segni suoi tipici, poi c'è l'interesse per la tecnologia, per la robotica, e piano piano, quando lui ha messo a fuoco tutto questo più o meno a metà anni 70, ecco che il robot diventa il suo robottino alter ego, che si avventura nei paesaggi, che si avventura dentro le scatole costruite, e allora c'è una dimensione che prelude a quella del Ghelli futuro, ed è una dimensione molto favolistica e poetica. Ci troviamo quindi, come avrebbe detto lo stesso maestro, di fronte a un'esposizione giocosa. Molto, guardi, io devo dire che mi sono molto divertita a farla, perché alla fine arriva qualcosa di leggero e anche una grande umanità arriva, sì, il credere in quello che faceva, io questo l'ho sentito molto. E poi c'è questa forza sia dell'aspetto grafico, che è veramente straordinario, ma sia del colore anche, di un colore che è il colore di quegli anni, il colore industriale, ecco. Quindi è interessante anche come rapporto con l'intorno. Infatti abbiamo voluto in questa mostra anche pochissimi, ma pochi significativi agganci con quello che è il clima contemporaneo, con cose molto significative da Vittorio Tolu a Pietro Gentili per la parte di Numero, poi Vinicio Berti, Gastone Novelli, Antonio Bueno e poi Luca Linari con una cosa molto divertente. Una mostra che ripercorre 20 anni. Della carriera di Ghelli, che in qualche modo offre anche al visitatore quelli che sono gli spunti che hanno poi segnato la sua storia artistica. Sì, abbiamo voluto con grande cuore, con grande intento anche sentimentale, se vuole, essendo anche legati per parentela al maestro, di riportare la luce su queste prime opere, su questi primi 20 anni, quindi oltre le prime opere proprio i primi passi e l'evoluzione del suo linguaggio pittorico, che io ho sempre apprezzato tanto, come ho apprezzato anche le opere successive, queste in modo particolare perché sono le radici. E uno degli aspetti di Giuliano è che era molto legato all'idea della narrativa, al racconto, quindi capire dove inizia un racconto è fondamentale per poi seguirlo fino alla fine. Siamo davanti a un'opera particolare, sì. Molto evocativa. Sì, questo siamo nell'80-81.
Era un periodo neanche facile per lui, si era ammalata la moglie, aveva cambiato abitazione. Qui invece si legge una delle forze di Gelli, che era trovare la luce anche nell'oscurità, anche in un momento difficile. Qui leggo una grande gioia, una grande speranza, un abbandono al piacere, anche all'eros se vuole, questo piacere del colore, questo inventarsi il dirigibile, come il titolo racconta, un mezzo leggero per raggiungere Lady C. Non sapremo mai chi è questa Lady C, e non importa, è una figura che rappresenta il desiderio, l'amore, il sentimento, e per la sua coloratura quest'opera e anche per i gesti e gli elementi mi piace tanto. Se dovesse ricordare il maestro con una sola parola, quale userebbe? Direi speranza e luce. Perfetto.